Buongiorno Crisis, scusate la mise, la voce, la faccia, mi sono appena svegliata, da come si è potuto intuire dai primi pezzi del video. Bentornati sul canale. Allora, aspetta. Molto meglio. Allora, oggi provo, tento di fare un videoblog. Non sono bravissima a fare videoblog, ci provo perché oggi vi volevo portare con me in alcuni frammenti della mia giornata. Adesso faccio colazione, do una pulita a casa, dopodiché vado al lavoro, finisco di lavorare alle 2 e alle 4 ho l'appuntamento con una chirurga estetica specializzata in medicina estetica anche, e quindi andiamo a vedere se si può fare qualcosa in the face. Per chi è sotto questo video per criticare cosa faccio, cosa non faccio, eccetera, eccetera, andate avanti, skippate e insomma, voglio dire, andate a fare una passeggiata all'aria aperta, magari in autostrada, contromano, luci spente, queste situazioni così, insomma, fate un po' come vi pare, basta non mi venite a rompere scatola a me. Non vi ho mai detto in tutto ciò io che lavoro faccio qui su YouTube, io non l'ho mai detto. Io lavoro in un supermercato, molto semplicemente, e lavoro nel reparto, attualmente sono nel reparto pescheria, anche se io ho fatto un po' tutto, macelleria, gastronomia, e adesso da qualche anno sono in pescheria, mi piace molto, devo dire. Voi direte che ci azzecca il lavoro tuo con questo? Non ci azzecca niente, però è una delle mie tante passioni, una delle mie passioni è la cucina, è lavorare la materia prima, pesce, carne, prodotti di gastronomia, queste cose qua. E quindi ho intrapreso questa cosa anche perché se voi, gente del tubo, che credete che noi guadagniamo con questo e solo con questo, avete proprio capito male, cioè non è fattibile. Quindi c'è la mia amica Sara che continua a mandarmi messaggi. Quindi niente, ecco. Devo andare a lavorare e ci vediamo dopo e magari vi faccio vedere qualche frammento della giornata. Oggi piove, bruttissimo e freddo. E niente, ci vediamo più tardi. Mi vado un po' a truccare perché se vado in pescheria così penso che mi cacciano. Diamo una sistemata alla faccia. Anche se poi dopo, quando stacco dal lavoro, torno a casa, mangio e devo andare dalla dottoressa, no? Che vi dicevo prima, e quindi mi dovrò struccare perché gli dovrò far vedere la mia faccia al naturale. Mi si sono scaricate le pile di questo specchio qua, non vedo una ceppa letta, non vedo niente. Quando mi devo truccare per andare al lavoro, io normalmente metto solo un po' di correttore, non vado a mettere il fondotinta, non faccio grandi basi viso, ecco. Più che altro do un po' di uniformità e basta. Un po' di cipria mi sta rifinendo questa qui di Astra, raga, l'ho comprata 700 volte, è una delle poche. Oh, non esce, e dai. Che poi c'è, non è che non c'è. Ok. Poca poca, tap tap, col puff e via. Una terra al volo, questa col buco che sto tentando di finire. Terra che poi utilizzo anche a mo' di blush, eh. Dopo magari mi faccio vedere la luce naturale perché così è un po' buio effettivamente. Anzi, proviamo. Alexa, accendi camera nostra. Ah, meglio, incredibile. In 02 abbiamo risolto. Mi sono quasi finita di truccare, ma intanto ho risolto il problema delle luci. Allora, aspetta che devo vedere quello che sto a fare. Non è posso andare in giro da pagliaccia. Ok, un po' qua, un po' là. Un po' sopra e un po' sotto, molto bene. Mi guardo un attimo dalla telecamera, così vedo quello che faccio. Allora, ah, l'occhio no.
Andiamo a fare le sopracciglia. Io ho il tatuaggio sulle sopracciglia, dovrei ripassarlo, ma sinceramente non lo so, non mi va. Fissante sopracciglia. Ok. Eyeliner della Essence marrone. Ok. Queste cose che faccio di fare con la faccia così su e giù è perché io ho la palpebra cadente, eh? Quindi vado a controllare se la riga è venuta uguale. Ok. Teoricamente è venuta uguale. Praticamente lo scopriremo solo dopo. Quando ormai sarà già bello che ho fatto il trucco, io non avrò nessuna intenzione di rifarlo. Piega ciglia. Ok. Mascara. Ok. Trucco fatto, molto veloce, perché quando vado a lavorare non è che mi faccio una full face. Anche se potrei tranquillamente farlo, non è che muovo via da nessuno, però di mio sinceramente non mi va di avere la faccia troppo pesante. Preferisco un po' di correttore, giusto una righetta d'eyeliner, sopracciglia sistemate e via andare. Touch touch con la cipria e siamo a posto. Vi volevo far vedere la mia pochette da lavoro, ma quanto è bella, eh? Con The Nightmare Before Christmas, rigorosamente in plastica, in modo tale che così posso lavarla, visto che lavoro in un reparto, insomma, che la puzza di pesce, navole e una borsetta. Dentro c'è il mio fantastico contenitore per portare le sigarette. Lo so, raga, purtroppo ci avevo provato, ho smesso di fumare, ma è andata così. Ve lo volevo far vedere. Io mi faccio le sigarette con il tabacco. Non fumate perché fa male, uccide. Infatti vedete il tizio qui come sta messo male? Molto bene. Dentro poi c'è uno specchietto, l'accendino, l'agendina questa qui del lavoro, se non mi ricordo qualche cosa che devo fare a livello burocratico ce l'ho scritto qua, la chiavetta con il beige e il coso qua per, questa è per smarcare, questa qua è la chiavetta per la macchinetta del caffè, non mi veniva. Guardate qua che bello zainetto che mi ha regalato l'amore mio, il mio marito. Guarda che bello che è. Allora, qua dentro ci ho messo una bottiglietta d'acqua, l'ombrello che ce l'ho sempre qua dentro e queste qui che sono le salviettine, in modo tale che così, insomma, se non posso usare l'acqua c'ho la salviettina. Le chiavi di casa e niente, andiamo. Sono tornata dal lavoro, mi vado a struccare. Nel mentre c'è mio marito che sta preparando il pranzo, sono tipo le 2:30, una roba del genere. Mi strucco con quest'acqua micellare bifasica illuminante di Acqua delle Rose, veramente veramente figa. Mi vado a struccare perché appunto, come vi dicevo nelle clip precedenti, quindi come dicevo stamattina, oggi pomeriggio poi devo andare dalla dottoressa, dal medico chirurgo, e quindi devo farmi vedere la faccia, non posso farmela vedere truccata, e quindi andrò in questa condizione anziché andarci così. Vabbè, adesso che mi sono finita di struccare vado a mangiare una piadina. Ho comprato la piadina con il kebab di pollo e la rucola, quindi farò una piada semplicissimamente con rucola, anzi farà mio marito che sta preparando le piade. Ci vediamo più tardi, nella speranza che posso riuscire a registrare qualcosa. Allora, sono arrivata nel posto dove devo andare a fare quello che devo fare. E c'è l'amica mia Sara che non si vuole far riprendere, quindi puoi dire anche ciao. Ciao. Ok, ciao. Ha detto ciao. Ciao. E adesso salgo e se riesco riprendo qualche altra clip. Sono tornata a casa, praticamente non ho fatto niente, ma è una gioia, regna sempre sovrano su di noi. Non ho fatto niente di quello che dovevo fare, cioè volevo intervenire su mento, fronte e labbra. Non lo posso fare perché, vi spiego, vi faccio vedere bene. Se io mi metto di profilo, ho questo problema, cioè il mento retratto. Questo mento retratto è dovuto purtroppo dalla dentatura sbagliata che ho. Dovrei intervenire con un apparecchio... C'è il docchino che sta bevendo... Dovrei intervenire con un apparecchio ai denti, quindi io sapevo già che avrei dovuto fare questa cosa,
ma non l'ho fatta fino adesso per un discorso di money, money, ok? Quindi niente, ragazzi, io non so cosa dire. Questo vlog è andato molto molto male. Hashtag mai una gioia, regna sempre sovrano su di noi, amen. Quindi ci aggiorniamo nei prossimi boh, settimane, mesi, non lo so. Prenderò un appuntamento con un dentista, mi farò fare un preventivo e vediamo cosa mi diranno. Insieme a questa cosa cercherò di trovare un chirurgo che mi metta a posto il mento, perché il medico estetico dalla quale sono andata, una bravissima persona, molto professionale, mi ha detto che lei preferisce che queste cose a livello di mento le faccia un chirurgo plastico che faccia anche medicina estetica, chiaramente. Quindi, visto che è stata molto brava, molto professionale e molto onesta, poteva prendersi i soldi e farlo lei, no? Magari faceva fatto male e lo faceva lei. Invece no, è stata molto corretta. Quindi per cui se questo mini vlog, che non so neanche se vedrà mai la luce, ma metti caso che lo posto, se vi è piaciuto, un piccolo sostegno morale e psicologico per Madame Gresi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, mi trovate su Facebook, la pagina In Cucina con Noemi, su TikTok sempre Madame Gresi, Instagram sempre Madame Gresi, iscrivetevi e seguitemi per sostenermi, a voi non vi costa niente, a me invece insomma, dai, fa piacere. Ma, bisous mon cœur. Ciao.